Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. A tu per tu con i protagonisti della musica, dell'attualità, del sociale. Ben ritrovati amici di Birichina. Oggi con noi abbiamo un grande della musica, due volte vincitore del Festival di Sanremo. Premio Tenco nel 2021, abbiamo qui con noi Enrico Ruggeri. Ciao Enrico. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Beh, ci siamo incontrati non molto tempo fa per parlare dell'ultimo singolo che hai pubblicato, che era La Rivoluzione, e adesso finalmente esce l'album. Siamo tutti in grande fremito. Di quante tracce hai composto? 11 tracce, una intro, diciamo, e 10 canzoni più tradizionali. Cosa ci racconta tutto l'intero album? Perché la cosa particolare e interessante è che le tracce sono collegate tra di loro. Sì, non nel senso stretto del concept come poteva essere Frankenstein che ho fatto un po' di anni fa, però sicuramente insomma si parla delle grandi emozioni di tutti, ma con un occhio particolare alla mia generazione. Si parla di assenze, si parla di reazioni, di difficoltà, insomma diciamo che è un piccolo vademecum per la vita da vivere. Quanto tempo ci è voluto per comporre tutto l'album? Beh, diciamo che il lockdown ha cambiato completamente le carte in tavola. Io ho iniziato prima nel 2020 a scrivere il romanzo, poi ho prodotto due album, quello di Silvio Capessa e soprattutto quello di Massimo Bigi. Dico soprattutto perché dall'album di Massimo Bigi, quasi senza accorgersene, abbiamo cominciato a registrare delle canzoni che invece avrei cantato io, peraltro alcune scritte con Massimo Bigi. Quindi ti risponderei 2 anni. Poi in realtà non è che siamo stati 2 anni in studio tutti i giorni, però io ho il mio studio di registrazione e quindi abbiamo passato un sacco di tempo facendo, disfacendo, risuonando le canzoni, riprendendole in mano magari dopo qualche mese. Insomma le circostanze ci hanno spinto a meditare, quindi nella mia testa questo è un po' un best, perché probabilmente senza Covid io in questi 3 anni avrei fatto 3 album. E quindi questo è il meglio dei 3 album che non ho mai fatto. Beh, naturalmente perché ci si è impiegato più tempo, si è messo proprio di più a studiare la musica, a studiare il testo, almeno penso io. Sì, assolutamente. Un'altra cosa molto interessante è che il 25 di febbraio è uscito un nuovo singolo. Però prima di iniziare a parlare di questo e farti delle domande, perché ho visto che hai fatto un video bellissimo e anche molto interessante, grazie, io direi di far vedere il video della Rivoluzione su Birichina TV. Su Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. Ed eccoci rientrati su Birichina TV, in collegamento abbiamo Enrico Ruggeri, dove mi sto divertendo a intervistarlo perché il 25 febbraio è uscita una nuova traccia dell'album Parte di me, la quarta se non sbaglio di tutto l'album. Di cosa parla la canzone? Ma parla delle assenze, della elaborazione delle assenze. Tutti noi purtroppo abbiamo delle persone che ci sono rimaste dentro e che non ci sono più, o perché non ci sono più, ahimè, nel senso fisico, o perché la vita ti ha diviso da loro. Per cui, paradossalmente, insomma, stiamo parlando di persone che anche se non ci sono più, magari te le porti dentro ancora più di quando c'erano. E quindi, insomma, si racconta di questo. Una domanda molto tecnica, molto tecnica. Usi degli archi di sottofondo che mantengono questa tipologia di accordo, a mio parere, che sfrutta un po' queste sonorità contemporanee. Però nel frattempo vai a mettere anche la batteria e la chitarra. È tutto collegato, il testo e musica? Beh sì, l'esperimento era quello. Poi è un esperimento nato gradualmente. Comunque Parte di me era una canzone dove c'era la voglia che a un certo punto entrasse la ritmica. Se ci fai caso arriva tutto quasi in assolvenza, cioè la canzone inizia quasi solo voce, mi
micro pad, un micro tappeto, e poi piano piano a uno si aggiungono gli strumenti, proprio come se queste persone si aggiungessero, quindi c'è un collegamento stretto tra la musica e il testo, fino a un'esplosione di violino, di archi che cambiano completamente le carte in tavola in serie di arrangiamenti. Ma la cosa molto interessante, secondo me, la cosa più bella è il video. Dove è stato girato? Allora, è stato girato a Milano, in un paio di chiese che peraltro sono vicino a casa mia, e con degli accorgimenti, perché ci sono delle persone che vengono fatte camminare a ritroso, mentre che però non è il filmato mandato indietro, sono le persone che camminano all'indietro e tu vedi magari la macchina che va avanti ma la persona che va all'indietro. E poi ci sono questi cartelli in giro per la città che insomma se ne vedono spesso, no? Do lezioni private, offresi badante e cose di questo genere, quindi c'è un sacco di gente a Milano che attacca degli annunci ai muri, dei piccoli annunci magari di quartiere, e invece degli annunci si snoda il testo della canzone. Sì, difatti volevo chiederti la scelta del mandare indietro le persone a fare il video inverso, perché vedendo appunto sembra che il video sia stato girato e poi montato, sì, al contrario. Ma sì, è perché la vita è tutto un tornare indietro, andare avanti. Quando agisci vai avanti, quando pensi spesso torni indietro, e addirittura, come avviene nel video, ci sono dei momenti in cui qualcuno va indietro e qualcuno va avanti, quindi insomma c'è una simbologia, mi fa piacere che tu l'abbia colta. Beh, ho colto anche un'altra cosa. Tu nel video della Rivoluzione hai fatto questa sorta di ritratto di Dorian Gray. Però, se uno ha l'occhio vigile, guardando il video di quest'ultimo videoclip, si accorge che c'è un manifesto con te da Dorian Gray, con le parole polvere e pianto senza dormire. È stata una scelta... Ma sì, è un vezzo, quello di inserire un elemento del video precedente, come a creare un collegamento, per cui sì, tra le varie scritte ce n'è una con una mia foto tratta dal video precedente. Ma come mai anche l'idea di entrare in una mostra tipo quella di Real Body, se non sbaglio, che stai accarezzando, sì, che ti metti a accarezzare proprio questo manichino, neanche un manichino, come, non saprei come definirlo. Beh no, sono delle installazioni, sono delle opere, ma in realtà mi piaceva il contrasto con delle opere d'arte che sembrerebbero, come dire, carne morta, e invece il ricordo le può rendere cosa viva, così come è nel ricordo della mente, no? Dove tu hai ben presenti delle persone che invece non hai davanti fisicamente. E poi anche un'altra cosa è che su Parte di me canti solo le parti finali. Cioè, ok, c'è la tua voce su tutta la canzone, però dici solo le frasi Parte di me. Questa è un'altra cosa. Sì, come se io apparissi solo alla fine, perché in realtà gran parte del video, come dire, sono gli altri che sono protagonisti. Il soggetto, cioè il cantante, cioè io, arriva dopo, perché in quel momento la memoria è più importante dell'essenza e della presenza. Con chi hai collaborato per fare questo disco? Beh, allora, con la mia band. Io peraltro qualche giorno fa ho pubblicato proprio il decalogo di regole alle quali mi sono attenuto per registrare il disco. Una delle regole fondamentali è che quelli che suonano dal vivo devono essere gli stessi che hanno fatto il disco. Quindi la mia band, ma siccome il mio studio è un porto di mare dove arrivano amici e persone che ci frequentano, ecco che è arrivato Silvio Capeccia, che ha messo delle tastiere, con quale ho fatto anche gli ho fatto cantare una parte di una canzone, è arrivato Andrea Mirò, che ha messo gli archi e i violini, è arrivato Davide Brambilla, che ha messo delle trombe, insomma i soliti musicisti che ruotano attorno a me, in un modo o nell'altro c'erano tutti. E poi c'è una canzone cantata con Francesco Bianconi. Io sono molto
guardingo, un po' refrattario alle collaborazioni, perché oggi mi fanno un po' sorridere quei dischi dove ci sono 7 collaborazioni su 10 canzoni, perché è evidente che sono cose fatte a tavolino, no? Non puoi avere 7 voglie di cantare con qualcuno nell'arco di un anno. Però con Bianconi è stato diverso, intanto perché è uno dei musicisti che io stimo di più e credo la cosa sia reciproca, però non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti a Musicultura, che è un programma, una rassegna che io presento d'estate, lui era tra gli ospiti, abbiamo cantato assieme e quando ho scritto la canzone che ne sarà di noi, me la sono immaginata anche con la sua voce, quindi l'ho chiamato ed è nato questo duetto. È previsto anche un tour? Sì, se partiamo tra poco, il 2 aprile partiamo da Crema, per adesso facciamo 5-6 teatri e poi insomma ci avviamo baldanzosi verso l'estate. Ok, allora io ho altre due domande da proporti, però prima, visto che abbiamo parlato fino adesso del video Parte di me, direi di farlo vedere a tutto il pubblico di Birichina TV. Volentieri. Su Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. Detto tra noi. Su Birichina TV con noi Enrico Ruggeri per le ultime due domande. Allora, caro Enrico, io so che hai insegnato al Conservatorio di Milano. Che materia hai insegnato e per quanto? Storia della musica del dopoguerra, quindi diciamo dal rock and roll, passando per i Beatles, poi tutto i progressi di Rolling Stones, di Who, era una materia, quindi la cosa divertente, io facevo gli esami interrogando qualcuno sugli Yes o su Jimi Hendrix, però insomma erano dei corsi molto seguiti e molto interessanti, credo. Beh, direi avere un professore come Enrico Ruggeri, cioè ci metterei la firma io. Ma c'è modo per chi volesse magari così seguirlo per diletto di vedere delle pillole di queste lezioni? Sì, perché poi da qualche mese fa sono capitato per caso su TikTok e ho visto insomma che TikTok è un social un po' leggerino, no? Seni, natiche, balletti, cose del genere. Però il contenuto era misero, ma il contenitore era interessante, cioè è una piattaforma nella quale tu parli per 2 minuti, 2 minuti e mezzo di qualcosa. Allora ho cominciato a condensare in pillole le cose che dicevo all'università ed è venuta fuori una cosa interessante che farò ancora. Per cui cioè, questi video possiamo rivederli all'interno del tuo profilo di TikTok. Esattamente. Vabbè. Esattamente, sì, negli ultimi tempi ho fatto invece una retrospettiva su tutti i miei album, quindi sono partito dal primo e poi ne ho fatto 37 puntate sui 37 album fatti e prima invece c'erano i grandi album del passato. Beh, parlerai anche un po' del rock punk italiano? Beh sì, non ci ero ancora arrivato, adesso quando riprendo arriverò anche lì. Molto bene, allora cosa devo dire? Prof, come devo chiamarti adesso? Enrico va benissimo. Bene, grazie mille Enrico per essere stato con noi e per averci regalato questa intervista. E la musica su Birichina TV continua ancora, continuate a seguirci. Per il momento è tutto. Ciao! Il pomeriggio su Birichina TV è Detto tra noi. Detto tra noi. Detto tra noi, l'intervista del giorno. Seguici sui canali del digitale terrestre di Birichina TV.